riesce poi a mettere una distanza o le rimane poi la curiosità di sapere i suoi personaggi, Ali o quella mamma o quelle ragazze combattenti, dove sono, cosa avranno fatto, come si sarebbe voluta la loro storia? Sì, come è possibile, io tengo rapporti con tutti i miei produttori locali che sono stati fondamentali e ho notizie dei miei assistenti e ho notizie sempre del personale, a volte ricevo dei messaggi o dei zoom, ci salutiamo, ci sentiamo, ma è difficile poi inviarlo. Con Ali sono in contatto perché Ali abbiamo regalato una barca, quindi adesso lui non fa più il cane da caccia, non lavora per altri, eccetera, ma ha una sua piccola barca dove va a pesca e quindi riesce a portare la famiglia finalmente a un lavoro. Quindi con Ali sono sicuramente in contatto, diciamo, quasi mensilmente con lui attraverso la mia produttrice libanese. Però lì la situazione, ripeto, è talmente fragile che adesso non c'è più nemmeno la benzina per andare a pesca e questo è di nuovo una tragedia immensa. Qui non so come porre rimedio. Sono in contatto con i bambini asili che purtroppo non sono più in quell'orfanotrofio, alcuni sono andati in Germania e altri sono finiti purtroppo di nuovo in campi che avete visto, dove sono accolti in questi campi, veramente sono luoghi terribili, dove prende vivere ormai da anni senza futuro. È difficile da tenere un rapporto quotidiano con tutti, però c'è sempre questo pensiero attraverso appunto i miei assistenti, riesco ad avere notizie sporadiche, non riesco ad avere notizie. Poi chiaramente dentro di me continuano a vivere tutte queste storie, anche quelle che non ho filmato vivono dentro di me, sono forse quelle più terribili e quelle che mi fanno ancora così sentire come una specie di sindrome post-traumatica, perché insomma delle cose non le dimentichi facilmente, insomma, i rapporti con i bambini all'interno di quell'aula soltanto dura 5 minuti, però per me sono stati mesi di lavoro, di rapporti, capire come raccontare quella storia con la dovuta distanza, capire se mettere quella storia nel film o meno. Forse questo è stato il film più difficile da montare, perché mentre gli altri film sono stati montati sempre in maniera forse un mese di lavoro, non riuscivamo a dare con Jacopo una struttura, questo film è stato molto complesso, trovare la sequenza giusta dei personaggi e delle storie, perché a volte c'è una storia che incontri questo piccolo moto, parte, lo vedi che va in un fiume, un cacciatore, poi ti dimentichi di lui e poi lo ritrovi alla fine del film in un luogo totalmente trasformato e quindi è difficile mantenere quella memoria. Io dico che il confine è il luogo della memoria, della santificazione della memoria e quindi quasi tutte le storie del film sono un po' sulla memoria e anche lo spettatore deve mettere in gioco questa lettura della memoria, perché a un certo punto poi questo personaggio sparisce. Un po' nella vita è così, no? Uno incontra, lo sparisce, lo incontri dopo 2 anni, tranne, ah ma ci siamo visti. E però non è stato scritto questa cosa qui, è nata da una costante. Quante volte, Paola, questo film è stato montato, rimontato, rimontato? 5 mesi di montaggio e soltanto forse l'ultima settimana, con un intervento tuo, di smembramento totale, in giro di 2 giorni, le scene hanno ritrovato proprio con il collocamento e poi alla fine ti rendi conto che ogni film è un po' come il cubo di Rubik, dove ci sono 1000 combinazioni possibili, però soltanto una è giusta. Poi alla fine il montaggio di questo tipo di cinema non scritto è questo. E non ti devi sorprendere, non devi aver paura se il personaggio viene completamente abbandonato e finisce lì, oppure se lo ritrovi alla fine del film, oppure se. E la cosa difficile di montaggio è stata dare il tempo giusto delle storie, perché più allungavi la storia, e più era difficile uscirne, più era difficile entrare nell'altra storia. E quindi era difficile trovare questa sintesi
di racconto e questa appartenenza alla storia successiva, perché ogni storia deve continuare un po' come delle note, no? Ogni nota deve appartenere alla nota successiva, senza che è una cacofonia. Però se quella nota dura troppo, il tempo della nota è troppo lungo, non entra nella nota successiva, quindi quello spazio che c'è tra una nota e l'altra, lo spazio dove deve intervenire lo spettatore e colmare quello spazio di silenzio. E questo film filma anche molto il silenzio, c'è un lavoro molto, molto preciso sul silenzio e sui luoghi e su questi luoghi silenziosi che sono poi il contrappunto alla storia dei personaggi.